consegnerai i premi ai vincitori delle categorie Team Top, Team Giovani, dell'ottava edizione. Ma scusa, di là quelli sono polari vicendo. A ricevere i premi saranno il Settebello campione del mondo nel 2019 per la categoria Top e la nazionale Under 17 maschile, campione d'Europa al per la categoria Team Giovani. Dal polo natatorio di Ostia la più cordiale buonasera, gentili telespettatori, da parte di Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione. Una partita evento, una partita spettacolo, una partita che ci dice che stiamo ricominciando a vivere la nostra vita e stiamo provando a ripartire nel migliore dei modi. I campioni del mondo di Shanghai 2011 contro i campioni del mondo di Guangzhou 2019. Questo è l'evento che la federazione insieme a Rai Sport hanno organizzato per ricordare a un anno di distanza proprio il successo di Guangzhou. 27 luglio 2019 l'Italia si laureava campione del mondo per la quarta volta nella propria storia. Beh, è una grande passerella soprattutto per la pallanuoto e soprattutto per questi ragazzi che sono stati in un perenne raduno a Siracusa, 8 settimane di duro lavoro ma anche di un pizzico di divertimento per far riprendere un po' quel ritmo che si era perduto proprio con il Covid e quindi con il lockdown. Campagna ha saputo mettere a puntino i ragazzi e un collegiale anche molto nutrito per Sandro Campagna, che è comunque soddisfatto, e questa siamo a una passerella finale. Ne approfittiamo anche della presenza del presidente della federazione Paolo Barelli. Si ricomincia, questa è la testimonianza che proviamo a fare di nuovo sport agonistico ad alto livello. Ma certo, i ragazzi hanno già ricominciato da un paio di mesi fortunatamente e culminano con questa esibizione fra le due squadre campioni del mondo, un momento molto impegnativo di ripresa dopo il lockdown e di allenamenti. Ora prenderanno una decina di giorni di vacanza e poi ricominceranno. Siamo felici di poter dare un messaggio agli sportivi dell'acqua, quindi della pallanuoto, del nuoto, delle discipline acquatiche, ma insomma a tutti gli sportivi italiani, che tutte le discipline, non soltanto il calcio, può iniziare, è giusto che sia così. Federazione che si è prodigata anche per tutte le società sportive a cercare di rendere la prossima stagione il meno complicata, il meno difficile possibile, perché comunque il lockdown ha chiuso i rubinetti di tante entrate. Ma certo, il paese è in difficoltà socio-economica, quindi diciamo lo sport fa parte delle attività del paese, quindi diciamo i cittadini soffrono in tutti gli ambiti. La Federazione Nuoto cerca di aiutare le società in ogni modo, allenando i propri campioni, ma anche diciamo in un programma, in un progetto che vedrà il prossimo anno quasi azzerati i costi di partecipazione ai campionati e alle attività. Quindi un grande impegno, penso che lo facciamo per i cittadini, perché questi ragazzi sono la punta dell'iceberg di un movimento fatto di oltre milioni di cittadini italiani che praticano le attività sportive attraverso le società sportive. Io non smetterò mai di dire che lo sport in Italia non lo si fa, ahimè, nella scuola. Le amministrazioni comunali non hanno i fondi per una politica sportiva, non è polemica, è realtà. Le meravigliose 70-80 mila società in Italia permettono lo sport ai cittadini e dobbiamo su questo aiutarle tutti quanti, senza colori, senza parti politiche, perché tutti quanti facciamo sport e veramente queste meravigliose entità devono continuare ad andare avanti e vanno molto aiutate. Noi facciamo la nostra. Grazie Presidente, grazie ancora. E allora Francesco, la curiosità, la prima di questa serata, Sandro Campagna ha scelto la panchina di Shanghai 2011 rispetto a quella di Guangzhou 2019, affidata ovviamente al fidatissimo Amedeo Pomiglio. Beh, direi che il primo sigillo non si scorda mai, direi, forse per Sandro Campagna, che sceglie un po' gli uomini che lo hanno portato sul tetto del mondo in quella finale meravigliosa contro la Serbia, una Serbia direi stratosferica, stellare, che aveva fior fior di giocatori. E allora proviamo anche a ricordarli a chi magari era meno attento, a chi magari può aver nel frattempo, dopo 9 anni, dimenticato i grandi protagonisti di Shanghai 2011. In porta Stefano Tempesti con la calottina numero 1, con il numero 2 Amauris Perez, numero 3 Niccolò Gitto, numero 4 Pietro Figlioli. Numero 5 sarebbe Alex Giorgetti, che però in questo momento è in Ungheria e quindi non è potuto rientrare in Italia per le restrizioni sul Covid-19. Numero 6, il carismatico Maurizio Felugo, oggi presidente del Recco e da poco anche presidente dell'Arzachena Calcio, quindi
carismatico in acqua, poliedrico oggi come dirigente. Niccolò Figari, uno dei tre bicampioni del mondo, perché insieme a Pietro Figlioli ha vinto Shanghai e Guangzhou. Valentino Gallo con il numero 8, Cristian Presciutti numero 9, numero 10 Deni Fiorentini, che ha lasciato momentaneamente Lugano dove lavora e gioca per questa grande serata. Numero 11 era Matteo Eicardi, ma è Matteo Eicardi per noi comunque anche 2011 ma anche 2019. Ovviamente Matteo lo salutiamo affettuosamente. Anche un suo messaggio che vi lanceremo durante l'intervallo, perché Matteo non è qui proprio perché è colto dal Covid-19, ma ora sta bene per fortuna e potrà raccontare anche questo. Il cavaliere mascherato, uno dei nostri eroi, purtroppo il Covid non fa sconti a nessuno, anche ai supereroi. Numero 12 Arnaldo Deserti, numero 13 Giacomo Pastorino, questi erano i 13 campioni del mondo di Shanghai 2011, che questa sera saranno aiutati tra virgolette da Cannella, Spione, Marzali, Campopiano a rinforzare questa squadra che ha ovviamente gran voglia di battersi contro i più giovani, perché passiamo ovviamente dai 41 di Tempesti e Deserti ai 19-20 anni dei più giovani dall'altra parte, insomma quasi un padre contro figlio, si potrebbe dire. Sì, alcuni di questi giocatori sono ancora in attività, ad esempio Amauris Perez quest'anno ha lasciato appunto la pallanuoto giocata per avvestire i ruoli tecnici della Decker Bologna, quindi direi per il resto poi Gitto altrettanto in attività, così come Stefano Tempesti, quindi Figlioli, quindi abbiamo una squadra certamente ben allestita, quella di Shanghai, dove c'è tanta esperienza e c'è anche quel pizzico diciamo di nuove leve di giovani che si stanno affacciando. Campagna, come dicevamo, ha allargato notevolmente il gruppo e ha fatto bene quasi 30 i giocatori appunto al proprio servizio, erano 30 con Matteo Eicardi, che appunto detto, salutiamo affettuosamente. Guiderà invece la selezione di Guangzhou 2019 con l'aiuto anche di De Michelis, numero 14 di questa squadra, Amedeo Pomiglio. Dopo 7 settimane trascorse a Siracusa, questa diciamo è la serata conclusiva per lo Sciogliete le Righe e anche un modo divertente per salutarsi. Diciamo che è un punto di partenza per l'anno prossimo, perché è una partita comunque ufficiale, non ce ne sono state tante di questo periodo. Comunque vedo nei ragazzi l'orgoglio di esserci, perché sono tutti campioni del mondo, e anche da parte nostra sicuramente c'è siamo fieri di condividere con loro questi momenti, questi 8 anni passati insieme, dove ci sono state tante vittorie, tanto lavoro, anche qualche sconfitta che ci ha permesso di andare avanti. Insomma, c'è molta emozione in questa partita. Se dovessi definire i due sette belli campioni del mondo, quello del 2011 che cos'era? Era completo e ha sofferto di più, diciamo che è maturato di più perché ha avuto più anni dietro, dove ha dovuto passare momenti non belli, quindi è durato anche. Noi speriamo che il sette bello attuale faccia lo stesso, però da europei, mondiali e olimpiadi a quel livello sono frutto forse degli anni passati un po' al buio, e quindi hanno tirato fuori tutta quella diciamo cattiveria e tutta quella grinta di cui c'era bisogno. Più maturo quello del 2011, sì, più frizzante quello del 2019. Frizzante, dinamico, che deve dire ancora tanto, quindi vedremo adesso, Olimpiadi permettendo, secondo me c'è la possibilità di una bella sorpresa. Grazie Amedeo. E fra l'altro la curiosità in tutto questo, Francesco, è che alcuni dei protagonisti in acqua che rappresentano Shanghai 2011 in realtà non hanno mai preso contatto con le nuove regole, le hanno solo viste applicate. Sì, questa è una considerazione corretta, visto che oramai le nuove regole sono entrate diciamo a piedi giunti all'interno del nostro movimento pallanuotistico, quindi bisogna vedere come sapranno pian piano adattarsi questi giocatori che non hanno ovviamente preso parte. Ad esempio Fiorentini, per fare un nome magari su tutti, lo stesso anche Deserti, quindi vedremo appunto come sapranno adattarsi, ma sono giocatori di grande qualità, pure se non tanto allenati lo sapranno fare abbastanza rapidamente. Ed ecco Sandro Campagna, Shanghai 2011, Guangzhou 2019, emozioni enormi, il primo mondiale vinto in panchina credo che difficilmente si scordi. Sì, soprattutto venivamo da 7 anni bui, con poi l'11° posto del 2009, dopo 2 anni
passare da un nono posto a vincere un mondiale penso che sia un record nella pallanuoto sicuramente, ma probabilmente anche in molti sport di squadra. È stato un risultato straordinario, venivamo già dal 2010 fantastico con la medaglia d'argento a Zagabria e si è chiuso con un'altra medaglia d'argento ai Giochi Olimpici di Londra, per cui questi di Guangzhou che hanno fatto un mondiale strepitoso l'anno scorso non perdendo mai, giocando sempre soprattutto nella fase finale veramente alla grande, hanno un compito, se vogliono eguagliare e superare gli altri dovranno nei prossimi due anni cercare di fare qualcosa di strepitoso. Tanti di questi ragazzi che hanno vinto a Guangzhou in realtà devono proprio al gran lavoro fatto da quelli del 2011 il loro impatto positivo, perché in realtà quella è la nazionale che arrivava dopo anni bui e ha saputo imporsi. Poi dal 2011 l'Italia è sempre stata nel novero delle grandi nazionali, quindi si è entrato in un meccanismo già vincente. Guarda, è un sistema che abbiamo creato in collaborazione sicuramente con le società, ma grazie anche all'appoggio che ho avuto dalla federazione, dal mio staff che è straordinario. Abbiamo costruito un sistema che i giovani che vanno, intanto i vecchietti vogliono restare a giocare fino a 50 anni in nazionale e quindi questo è un fatto positivo perché vuol dire che questa squadra ha valori, dà emozioni e si vuole giocare per la propria bandiera e per il proprio tricolore, che non è scontato. E i giovani che vedono i vecchietti che vogliono sempre giocare, dimostrare e si impegnano alla morte pur di restare in nazionale sono stimolati a dare sempre il meglio se vogliono entrare in squadra. Io do sempre loro opportunità, però a 20 anni chi vuole entrare in nazionale deve essere in grado di vincere e non di partecipare. Hai spiegato a chi ha smesso da tempo che ci sono delle nuove regole? Sì, però per esempio ho detto agli arbitri che io sfrutterò i 4 time out perché mi servono, perché insomma con 2... Anche per farli rifiatare. Esatto. Grazie Sandro. Allora, ha ragione Sandro, perché chiaro alcuni di questi giocatori hanno abbandonato un po' le attività e quindi bisogna dargli un po' un minimo, una ciambella di salvataggio, quei 4 time out che direi tanto mancano al mondo della pallanuoto ed è forse una di quelle nuove regole che forse direi anzi la più contestata, perché andiamo un po' in controtendenza rispetto a tanti altri sport, è un qualcosa di cui abbiamo lungamente discusso nelle nostre chiacchierate, guardando ovviamente tanta pallanuoto. E soprattutto quel che appare evidente anche fra le finali del 2011 e quelle del 2019, anche se nel 2019 non ce n'è stato bisogno, nel 2011 l'Italia vinse i supplementari, quei supplementari che sono stati aboliti e che noi tanto rimpiangiamo perché oggi si va direttamente ai rigori e forse è penalizzante e per chi perde e è soprattutto penalizzante per lo spettacolo, perché spesso e volentieri questi supplementari diventano momenti di grande agonismo e di grande pathos. Assolutamente, sono tante le partite, potremmo fare un elenco un po' mettendolo nel carrello della spesa di tante emozioni prolungate, invece vengono un po' strozzate dopo i quattro tempi con la lotteria che sì, anche quella va allenata, del resto Campagna e tanti allenatori lo dicono e dedicano ovviamente del tempo anche ai tiri dai 5 metri, però ecco, lì si vede nei supplementari anche la maggiore preparazione atletica delle varie squadre. E allora i campioni del 2019 rinforzati da Fondelli e Nicolas Presciutti, che erano infortunati proprio, si sono infortunati poco prima della selezione mondiale, e con loro c'è anche Damonte con la calottina numero 8 che prende il posto del momentaneo infortunato Eceniche, e c'è anche Lorenzo Bruni numero 11 al posto di Matteo Aicardi. Arbitreranno l'incontro il signor Paoletti e il signor Severo, entrambi di Roma, in questa cornice sicuramente semispoglia del polo natatorio di Ostia. Ovviamente ci sono le squadre giovanili della SIS Roma che sono sugli spalti in quanto frequentatori dell'impianto e quindi con libertà di accesso in questa circostanza, ma insomma addetti ai lavori e nessun altro purtroppo può assistere a questa partita. Siamo noi a portarvela nelle vostre case, sperando che sia, come dire, il punto di partenza di una attività in ripresa in Italia, perché calcio a parte, per il resto tutto si è fermato e tutto stenta con particolare difficoltà a ripartire. Sì, anche perché non dimentichiamo, non è stato debellato questo maledetto virus e quindi dobbiamo sempre mantenere le precauzioni e ciò che ci viene appunto dato appunto dal Ministero della Salute, e quindi
anche in questo senso le squadre e tutti ovviamente coloro i quali hanno avuto l'accesso alla vasca hanno dovuto seguire un rigido protocollo. Esattamente. E allora sono pronti tutti i concorrenti di questa grande sfida, ma c'è prima di tutto l'inno d'Italia. Italia, forza Sette Belle! È un'emozione per tutti di ascoltare le note dell'inno nazionale. E allora tra coloro che sono in attività, Tempesti all'Ortigia, Gitto che torna a Brescia, a Mauris Perez che allenerà la De Acchero e Bologna, Figlioli al Recco, Giorgetti ancora alla ricerca di una squadra per la prossima stagione, Nicolò Figari che torna al Recco, Gallo e all'Ortigia, Cristian Presciutti al Brescia, Deni Fiorentini a Lugano, credo che stia passando alla parte tecnica. Aicardi ovviamente è al Recco. Deserti si occuperà anche lui della De Acchero Bologna. Pastorino invece assisterà Gabi Hernandez sulla panchina del Recco nella prossima stagione. Con Giacomo Pastorino, ovviamente il numero 13 per eccellenza, l'abbiamo definito, lui che per tanti anni ha semplicemente assistito Stefano Tempesti guardando le gare, ma sempre pronto non solo a sostituirlo ma anche uomo spogliatoio, quel che serve soprattutto nel suo difficile ruolo di colui che attende un minuto prezioso, con la sua capacità di divertirsi e di rendere tutto molto più semplice, è stato un elemento prezioso per lo spogliatoio di campagna. Io lo definirei il collante di una formazione, di una squadra all'interno della quale ci sono dei determinati equilibri e spesso proprio tra l'altro i portieri, secondi portieri che però possono anche ritenersi i primi perché sono sempre pronti poi ad entrare, hanno questo ruolo, ce ne sono stati tanti, ne potrei menzionare appunto più di uno, però Giacomo è stato uno straordinario portiere che ha dato quel qualcosa in più agli uomini di Shanghai 2011. Allora abbiamo qui Maurizio Felugo che torna in acqua, calottina numero 6. Ti ricordi che ci sono le nuove regole? Sì. Perché tu non le hai mai viste. No, no, io sono rimasto indietro. Quindi però, insomma, adesso dopo il tiro dei 2 metri 20 secondi, eh? Beh, io tanto ai 2 metri non ci arriverò mai, quindi comincio a tornare prima. Dobbiamo giocare adesso. E allora, con i Figlioli che ti richiama all'ordine, ci sono anche i tuoi figli qua, mi dicevi non ti hanno mai visto in acqua. Eh no, perché ho smesso di giocare abbastanza presto e non mi avevano mai visto, quindi è un'occasione incredibile per loro per poter vedere papà, non in formissima, ma se lo ricorderanno. Ciao. Ciao Maurizio. Giustamente Nicolò Figari chiama il capitano, ovvero Maurizio Felugo, agli ordini, ovvero si entra tutti insieme. Questo è un altro anche simbolo di compattezza del gruppo,
di cui parlavamo prima, appunto del ruolo dei portieri, che spesso ci sono anche diversi aneddoti o magari anche siparietti sul ruolo dei portieri rispetto ai giocatori di movimento, che coloro i quali lavorano di meno rispetto appunto a sedute natatorie e quant'altro, chi è in porta ha dei lavori specifici e quindi battute sfottò sono all'ordine del giorno. Figari e Giorgetti, che di quella squadra erano i più giovani, 23 anni in quel mondiale 2011, Niccolò Figari anche in virtù di questo è arrivato a riprendersi fra l'altro una calottina nazionale, a riproporsi in maniera totalmente positiva per Sandro Campagna, tanto da indurlo non solo alla convocazione poi al successo di Guangzhou. Sì, è proprio così, ma è stato un crescendo la sua diciamo performance che ha indotto ovviamente Campagna ad anche a richiamarlo in virtù anche un po' delle nuove regole. È un giocatore poliedrico, un giocatore veloce, un giocatore che ha nel suo DNA anche una ottima fase natatoria oltre che difensiva, ha migliorato anche quella offensiva perché al tiro ha tolto veramente diverse castagne dal fuoco a quella nazionale di Guangzhou, quindi direi che in maturazione Niccolò Figari è migliorato un po' come il vino, talvolta più invecchia e ovviamente più buono. Tre campioni del mondo nel 2011, tre campioni del mondo nel 2019, Matteo Icardi, Pietro Figlioli, Niccolò Figari, tutto pronto per il fischio d'inizio. Si scherzava prima della partita nello spazio Becchietti, chiamiamoli così, su chi facesse lo sprint sul primo pallone, poi si sono ricordati che c'è Pietro Figlioli in squadra, quindi tocca a te Pietro. Bene, sì, quindi direi che meglio non potevano cadere e cavitare con Pietro Figlioli, che davvero in tutta la sua carriera ha perso pochissime palle al centro, lo abbiamo detto più volte, potrebbe forse tranquillamente fare un 50 stile in ipossia, ovvero senza neanche respirare, da una parte all'altra, partecipando forse anche a un campionato italiano assoluto. E c'è Francesco Di Fulvio dalla parte opposta, dunque calottina azzurra per gli azzurri di Guangzhou 2019 e calottina bianca per i campioni del mondo di Shanghai 2011, con Di Fulvio contro Figlioli. Gli azzurri attaccheranno da sinistra verso destra a difendere la porta dei neocampioni del mondo, Marco Dellungo, che anche lui ha vissuto diverse stagioni alle spalle di Stefano Tempesti. E il primo pallone proprio di Pietro Figlioli. Nelle dichiarazioni della vigilia i vecchietti hanno detto che non hanno assolutamente nessuna voglia di perdere, si aiuteranno e si ovviamente appoggeranno anche sulle forze dei rinforzi che hanno avuto in questa gara, ma insomma cercheranno di dar battaglia in ogni momento. E guardate già il duello fra Deserti e Nicolas Presciutti, è di quelli davvero interessanti. Ecco il buon pallone per Deserti, che riesce ad andare alla conclusione e trova sulla sua strada un ottimo Marco Dellungo, anche con grandissimo mestiere, è venuto verso il pallone spingendo leggermente senza farsi vedere dall'arbitro per poi cambiare direzione, sterzare, andare sul dorso, ricevere un pallone preziosissimo da Cristian Presciutti, la conclusione sulla quale si oppone Dellungo. E adesso Di Fulvio in possesso palla, alza lo sguardo, provano a liberarsi. Il pallonetto certo non è di quelli che può impensierire Stefano Tempesti, che si appresta all'ennesima stagione della sua carriera, quasi io direi rinato, con l'esperienza siciliana, la gran voglia di mettersi in gioco, addirittura un contratto pluriennale e ovviamente quel pallino nella testa, quella di provare a ritagliarsi un posto per i giochi olimpici. Intanto il tiro di Gallo con la deviazione di Fulvio. Ma sembra subito già una partita vera, direi anche un ritmo discreto con le due formazioni che stanno puntando il gol, lo fa Valentino Gallo, ma il braccio di Fulvio che si piega, si conoscono molto bene i due. Ora Damonte potrebbe avere la possibilità, la chiusura ancora dell'espertissimo Cristian Presciutti. Gira palla il Settebello azzurro con Luongo, poi Di Fulvio, una prima finta, la seconda è una palla parabolata al centro, il fallo è su Bodega e il fallo da espulsione di Pietro Figlioli, che finisce dunque nel pozzetto ed è la prima superiorità numerica della gara per l'Italia 2019, con Velotto, Damonte per Nicolas Presciutti, la parata di Tempesti con Gallo che ha chiuso
sul difensore romano. Se riesce a smorzare, Gallo era in leggero ritardo, vediamo, però si tuffa il siracusano in forza propria all'ortigia di Stefano Piccardo, tocca il e smorza il tiro, quindi nulla da fare in questa prima occasione in solità numerica del match. Il tiro dalla distanza intanto adesso arriva per mano di Cristian Presciutti, palla che termina sul fondo, riprese assicurate dall'esterna 1 di Napoli con la regia di Franco Venditti, mentre Belotto in possesso palla, provano gli azzurri a liberarsi dalla marcatura dei bianchi. Fallo per l'Italia azzurra con Damonte che si accentra, lascia partire un diagonale sul quale è attentissimo Stefano Tempesti, che anche nelle parole della vigilia ha detto che avrebbe fatto di tutto per evitare di subire valanghe di gol, visto che davanti a lui la difesa poteva non essere così efficace come una volta. Vediamo Felugo che potrebbe affondare, si ferma sapientemente, lui dosa le energie. Sì, capelli bianchi, la conclusione di Figlioli, un metro preso su Francesco Di Fulvio, impreciso però il tiro del Recchelino. Ancora 0-0, quasi meno di 4 minuti di questo primo tempo. Buon pallone intanto per l'entrata di Presciutti, anche se il palla leggermente lunga, subito rimessa in gioco verso lungo. Pallonetto che per poco non scavalca Tempesti, si ferma sulla traversa. Primo time out, Sandro Campagna del resto ha detto che li avrebbe sfruttati tutti, così è. E allora possiamo sentire il CT azzurro. Mauri. Sì. Mauri, respiriamo. Va bene, bravo Arnaldo, cambia con Marziali. Stiamo larghi, è soltanto un tiro sicuro, va bene? Però stiamo larghi, se si mettono in mezzo da 4, Pietro, allargati un po', è pronto a preparare un tiro. Dai. Nico, prendilo il centro buono, ma ancora una volta sei andato. E vai subito a prendertelo. Qualche indicazione, ma del resto è una squadra che, alla quale c'è poco da dire. Al di là della partita, ma insomma sono ragazzi e giocatori. Ma infatti ho assistito alla riunione tecnica di tutte e due le formazioni, ha dato carta bianca Campagna, ma anche lo stesso Pomiglio ai ragazzi. Due cambi, fuori Felugo, dentro Cannella e fuori ovviamente Deserti ed è entrato Marziali, quindi loro al centro boa. E poi ha chiesto a Niccolò Figari di andarsi a prendere il centro boa, ma gli ha risposto in maniera simpatica, ma scappano come se avessero paura di lui. Il giro palla dei bianchi di Shanghai, il pallone per Marziali, c'è il fallo commesso da Di Somma, pozzetto per il Ligure e giro palla che prosegue con l'uomo in più per Figlioli. Gallo su un asse ben collaudato sino a un paio d'anni fa anche in chiave azzurra, non solo, anche con le squadre di club. Palla bloccata da Marco Dellungo. Tiro individuale, qui ha cercato gloria personale Valentino Gallo, con Dellungo che ha anticipato la conclusione andando in avanti sul pallone, deviando poi con l'aiuto del palo. Due occasioni in superiorità numerica, ancora nessun gol, si è fermi ancorati sullo 0-0. Tiro di somma alto scaricato fuori, c'è da dire che i ragazzi che hanno passato 7 settimane a Ortigia nel lunghissimo raduno di che ha voluto Sandro Campagna hanno anche dei carichi addosso notevoli che stanno smaltendo, sono abbastanza in forma, potrebbero anche essere un pochino appesantiti al pari di Kim, che magari si è ben poco allenato dall'altra parte. E uno di quelli che sicuramente non ha mancato di allenarsi anche durante il lockdown è Amauris Perez. Questa sera quanto giochi? Questa sera spero di giocare almeno 30-40 secondi. Sicuro. Cioè, guarda, tre falli e te ne vai. Sì, tre falli per la testa, me l'ha insegnato il vecchio Postiglione che è qua con me. Esperienza. Quindi quando tutto manca, almeno i falli me li porto a casa. Che bello però ritrovarsi tutti insieme. No, sono troppo emozionato. Veramente sono troppo emozionato.
Ti sono sincero, questa piscina mi porta un po' di brutti ricordi perché ho sofferto troppo qui. E mi sembra siamo arrivati a 7 ore al giorno per Londra 2012. Eh sì. Però vedere questa realtà ancora, che te lo dico fare. Ah. Grazie Ama, allora grazie. Ti aspettiamo in acqua. No. I bianchi di Shanghai con Gallo che prova il dribbling e riesce nei confronti di Luongo e poi il ritorno del ragazzo di Chiavri con il gioco poi interrotto dal fischio di Severo. Si è provato a buttarsi dentro, bravo qui Luongo ad alzare subito le braccia, quindi non cade, mentre Severo nell'inganno di Valentino Gallo non fischia nessuna espulsione. Uno fuori. Chiama uno fuori Sandro Campagna sul portatore di palla, adesso da Monte per Di Somma che vuole la sfera, da Monte gioca invece dal lato opposto verso Luongo, la pressione di Figlioli si alza per la conclusione, invece un passaggio teso per Velotto, c'è il rigore, ottima l'entrata di Velotto, il fallo di Marziali sul napoletano. E queste sono le giocate proprio di Velotto, di quel giocatore che va benissimo a prendersi gli spazi anche negli ultimi due secondi, si butta, prende il vantaggio, viene servito e il rigore affidato alle sapienti mani di Francesco Di Fulvio. 1-0 per i ragazzi di Guangzhou, rigore realizzato da Francesco Di Fulvio che batte Stefano Tempesti, chissà quante prove e quanti rigori Francesco avrà battuto con Stefano ai tempi del Recco. Ed è sempre difficile avere Stefano Tempesti di fronte, guardate che intuisce ma non arriva in quell'angolino micidiale. Soltanto un tiro precisissimo per superare Tempesti con le sue leve lunghe, tanto Franco Venditti con la sua maestria ci ha fatto vedere quella entrata perfetta da posizione 2 di Velotto che ha conquistato il rigore che ha sbloccato la partita. Cannella finta e scarica lateralmente per Figlioli, si fa vedere campo piano la finta di Figlioli, la seconda, poi il tiro, una sassata che viene frenata solo dalla traversa, gran conclusione di Pietro Figlioli con Del Lungo che ha visto questo siluro, mentre dalla parte opposta la controfuga di Fulvio contro Tempesti e parata di Stefano Tempesti. Qui c'è stata una, diciamo, una mancata copertura difensiva da parte dei giocatori, soprattutto esterni, che dovevano rientrare, hanno guardato la conclusione, si deve sempre rientrare, intanto siamo nel vivo del gioco, guardate come l'entrata di ben due giocatori sul lato di sinistra abbia portato un minimo vantaggio, ancora in affanno la difesa dell'Italia di Shanghai. Di Somma, il tempo sta per scadere, la palla resta in mano ai blu con il tentativo di fuga di Cristian Presciutti, lo prova a controllare Fondelli, eccolo Cristian nel tentativo di smarcarsi dall'avversario, resiste ai primi contatti, il fallo è semplice, Cristian Presciutti adesso attende l'arrivo dei compagni, c'è Figlioli, palla sul lato opposto per Campopiano, quindi Gitto dalla distanza, conclusione deviata credo da Di Somma prima ancora che da Del Lungo, che non ha toccato il pallone in realtà. La difesa di Pomiglio nel settebello di Guangzhou, pressing ma una zona molto, diciamo, dinamica, ma allo stesso tempo a chiudere molto bene gli angoli, tante deviazioni proprio dei giocatori frontali sui tiri del settebello di Shanghai. Qui espulsione netta, espulsione temporanea del insomma si porta Spione sui due metri con questa Shanghai. La seconda occasione in 6 contro 5 per il settebello Shanghai, il Guangzhou. Ecco Dolce, il buon passaggio per Di Somma che riesce a girare verso la porta ma prende il palo interno. Vincenzo Dolce che si è laureato durante questo lungo ritiro di Siracusa, un avvocato in più per il settebello, lui grande protagonista a Guangzhou con due reti nella finalissima contro la Spagna, terminata per 10-5. Spagna che avrebbe dovuto affrontare appunto l'Italia in questi giorni nel quadrangolare con Montenegro, la
ripresa del gioco, invece le restrizioni proprio per il virus hanno comportato la rinuncia alla organizzazione del quadrangolare. Proviamo a sentire a Medeo Pomiglio adesso. Va bene. Ragazzi, va bene così. L'unica cosa, allora, il pressing si deve fare prima. Facciamo il pressing forte e poi scegliamo noi che difesa fare, ok? Ma si deve fare a 8-10 metri. Si bloccano e poi si sceglie noi che difesa fare. Il centro coordinato, ma sta andando bene la difesa. Quello che deve andare meglio è le ripartenze, la profondità, e quando si tira si deve tirare forte. Ok, l'uomo in più, facciamo ballare la difesa, cioè siamo in ritardo rispetto a loro. Allora, circolazione, profondità, grazie già. E poi troviamo una situazione o sul palo o esterna, anche col contro movimento, chiaro? Che puoi fare tu, va bene? Quindi possiamo fare 41 e contromovimento per un buon tiro. Però è importante mantenere questa difesa e fare tutto più veloce avanti. Beh, le indicazioni non ci lasciano nulla al caso. No, infatti sentiamo appunto proprio anche lo stesso Pomiglio. Campagna in precedenza ha dato soltanto i cambi, le indicazioni anche abbastanza libere del commissario tecnico, diciamo, di Guangzhou, per mantenere il vantaggio, ma anche impinguarlo, quindi incrementarlo. Io sono vicino al numero 13 per eccellenza della nazionale italiana, Giacomo Pastorino, affiancherà Gabi Hernandez nella prossima stagione, un gran bel compito. Beh, sicuramente è un compito molto stimolante, è un onore avere questo incarico, e vedere, sarà una stagione importante, ci saranno traguardi come sempre da raggiungere, sono molto contento di essere, diciamo, insieme a lui. Allora, il numero 13, però oggi tu invece resti in pantaloncini e maglietta e non entri in acqua. No, beh, nel senso. Dici troppi portieri. No, c'era Tempesti che giustamente vuole giocare, vuole conquistare le Olimpiadi, e noi facciamo il tifo per lui, l'abbiamo sempre fatto, e quindi mi sembrava giusto continuare a farlo giocare e andare avanti nel suo intento. È che questo è una partita con la nazionale ed è giusto che ci sia lui. Ecco, questo è il motivo ufficiale. Diciamo che essere stato il secondo di Tempesti a volte è stato anche comodo, c'era lui. No, vabbè, adesso diciamo che sicuramente sono stato fortunato, ma penso che anche lui lo sia stato, nel senso, eravamo una gran bella coppia, diciamo. Lui, vabbè, è un campione assoluto di livelli indescrivibili, ovviamente, quindi adesso, a parte le battute, la fortuna è soprattutto mia di aver avuto la possibilità di giocare per tanti anni, ma fin da bambini, fin da ragazzini, anche nei nazionali giovanili, anche in sfide giovanili, io a Savona, lui a Firenze, quindi per me è come un fratello, è un idolo, non so come dire. Il ruolo del secondo portiere è sempre difficile, spesso si ha un minuto, forse anche meno, a disposizione. Come si reagisce, come si sta bene con se stessi, perché la voglia di entrare c'è, non, è innegabile. Vabbè, no, quello assolutamente, però io penso che ci siano contesti e contesti, nel senso, quando si parla di una nazionale come la nostra, che fortunatamente e per merito nostro, dei giocatori, dell'allenatore, di tutto lo staff, ha avuto la possibilità di gareggiare per grandi, diciamo, obiettivi, il ruolo del secondo portiere fa parte di una, diciamo, voglia di raggiungere questi obiettivi, che ti porta anche a dovere magari giocare di meno, però essere pronto nei momenti clou, diciamo, delle varie competizioni, e comunque anche un ruolo, perché se c'è una grande affinità fra i portieri, appunto, dai componenti di questo ruolo, a maggior ragione, ecco, quindi va bene. Però stasera non giochi. No, stasera no, perché ho un problema all'adduttore che non mi permette di essere alla partita. Grazie Giacomo. E allora Mike, appena realizzato il secondo gol di questa partita, prende l'espulsione e la porta in banca. La porta in banca, 2-0. Sì.
io ho ancora negli occhi quella beduina a Guangzhou, quell'ultimo gol strepitoso. Per chi ricordi queste, guarda, no, quello sì, questo gol sì, però comunque questa partita finisce 3-0, una partita di calcio secondo me, visto i ritmi. Grazie Mike, ce la stanno mettendo tutta i ragazzi del 2011 a rendere la vita difficile ai più giovani del 2019, con il pallone adesso frenato dalla difesa azzurra da parte di Renzuto. 2-0 per i blu. Con la seconda opportunità in Subitano America per il Settebello di Shanghai, dove qualche passaggio leggermente impreciso, mancano dei ritmi anche nel fraseggio. Ora invece è una conclusione della parte opposta di Fondelli, che ha provato un tiro a sorpresa, sbatte sulla traversa ma era comunque all'interno dei 6 metri. E comunque il... mentre adesso c'è Gitto quasi a tu per tu, buon pallone per Deserti e lo scarico in porta per la rete dei bianchi di Shanghai, che accorciano le distanze, palla che carambola anche sul braccio di Nicolas Presciutti. 2-1. Riparte dopo questa conclusione affrettata un pelo diciamo di Lady Fondelli, ma ci sta assolutamente, era stata anche ben preparata, quindi la sua conclusione. Partono bene con il tempo giusto e riescono a realizzare. Gli uomini di campagna di Shanghai accorciano le distanze, rendono maggiormente stimolante questa sfida. E ti dirò, dal fiatone di Mike Bodega capiamo come in acqua il ritmo sia elevato anche per chi è super allenato come i ragazzi che sono stati a Siracusa per 7 settimane. Bella la chiusura adesso della difesa in calottina bianca su Lorenzo Bruni. Gitto con Marziali chiudono sul Panda. 2-1 il parziale. Stefano Tempezzi alza lo sguardo, aspetta un compagno, il primo a farsi vedere è Cristian Presciutti, come quasi sempre è accaduto nelle gare del Settebello. Cristian per Pietro Figlioli, si allarga a destra di Gitto in compagnia di Gallo sul settore di attacco destro dei bianchi. Eccolo Gitto, Figlioli, la finta, la conclusione a distanza e del lungo in due tempi, ottimo. Preparazione ma conclusione comunque molto da lontano, stanno cercando soprattutto gli uomini di Shanghai di non esporsi alle controfughe, quindi dei tiri diciamo abbastanza calcolati. Buona difesa di Gallo qui, che però poi ridà il pallone al Panda e c'è la terza rete azzurra, 3-1 Bruni. Di Bruni, un vero e proprio regalo. Andremo poi a rivedere grazie a Franco Venditti, pallone che era stato riconquistato con l'anticipo di Gallo, lo rivediamo, anzi questa è già la parte finale dove il pallone è stato riconsegnato a Bruni, che ringrazia il Settebello di Shanghai e riconquista quei 2 gol di vantaggio. Rotazioni più frequenti da parte di Sandro Campagna nei protagonisti della propria squadra per far rifiatare i meno allenati. Gallo per Cristian Presciutti, marcato da Velotto, duello che rivedremo anche in campionato fra Brescia e Recco. Figlioli, palla che filtra al centro, ottimo il suggerimento per Marziali, c'è il fallo di Nicolas Presciutti. Bianchi che attaccano con l'uomo in più, Figlioli per Presciutti, Gallo si gira bene, va a rete. Figari, ottima l'iniziativa e la conclusione mandata a memoria dal Settebello di Shanghai. È quello che era un po' mancato nelle prime occasioni, ovvero la fluidità del palleggio, soprattutto le controgiocate, il controtempo. Nell'esterno non è riuscito ad arrivare neanche il centrale sul palo, rimane fermo e quindi ha maggiore tempo per poter guardare il portiere Niccolò Figari e realizzare il primo gol in Subitano America del match. Ricordiamo gli assenti, Alex Giorgetti fermo in Ungheria per restrizioni sul rientro in Italia, Matteo Aicardi che ha risolto positivamente la sua infezione da coronavirus e Gonzalo Cinic leggermente affaticato al termine del ritiro siracusano, quindi i giocatori assenti da questa sfida tra i campioni del mondo di Shanghai 2011 e i campioni del mondo di Guangzhou 2019. Con le calottine azzurre
del 2019 in attacco. Belotto è ottimo, murato da Deni Fiorentini. Il braccio di Deni Fiorentini piegato proprio per coprire l'angolo corto, come prescrive il manuale, non un braccio alto, perché il braccio alto, se viene scavalcato, diventa poi un tiro imprendibile per il portiere. Figari per Gallo, è partita vera, non c'è che dire, al di là di quelle che possono essere le nostre incursioni durante la gara, ma in acqua è partita vera. Fiorentini per Figari, con Del Lungo che chiama la difesa e riesce a bloccare questa conclusione dalla distanza. E Stefano Tempesti, con le sue immancabili indicazioni sui movimenti della difesa, tipo joystick in mano, comanda i difensori, ha mandato Fiorentini a destra per coprire Di Somma, che opportunamente è stato chiuso. E adesso Tempesti a chiudere l'angolo di sua competenza. E parte una controfuga, vediamo un 3 contro 2, c'è un piccolo vantaggio, ma Stefano Longo lo ha ricucito su Valentino Gallo. Già dalla parte opposta direi che mantengono un ritmo discreto, facendo ruotare sia Pomilio che Campagna, tutti gli uomini a loro disposizione. Dalla distanza Figlioli, altra sassata, ribatte Del Lungo, palla recuperata da Cristian Presciutti, ma c'è un fallo su Belotto. Subito rimesso in gioco il pallone, è un 5 contro 4 quello che porta la squadra azzurra avanti con Di Fulvio. Una coppia in ritardo, 5 contro 5, adesso ristabilita la minima parità e Tempesti blocca quell'angolo che è sempre il suo territorio. Ed è il Campagna a chiamare il suo secondo time out, mentre Pomilio ancora non ha chiesto l'interruzione, proprio forse l'età anagrafica della propria squadra lo richiede. Deni, stai bene? Vale, riposa un attimo. Gioca a uno gioca Deni, così recupera che sei un po' più veloce. A due Mauri, a tre Nico, Pietro e Cristian da questa parte. Tutto se giocano a M, possiamo anche buttare la palla nel pozzetto. Dai Pietro. Indicazioni di Sandro Campagna alla propria squadra, tutto pronto per questa giocata, mentre qui abbiamo un altro campione del mondo del 2011 in formissima, Arnaldo Deserti. Che emozione ritrovarvi tutti insieme. Bello, non l'avevamo mai fatto, ringrazio la federazione per averci dato questa possibilità, ho avuto una prima idea di vedere tanti vecchi compagni, alcuni li vedo spesso, altri non li vedevo da anni. Bello, un bel evento per rilanciare un po' lo sport e la pallanuoto in particolare. Le nuove regole? Non me le ricordo più. No, scherzo, non penso che adesso si possa vedere tanto più un'esibizione, però si adatteranno. Senti, stai facendo fatica, questa squadra azzurra ce la sta mettendo tutta e la state anche impegnando bene, eh? Sì, assolutamente, ma alcuni di noi giocano ancora, Pietro, Cristian, Stefano. Bisogna vedere alla fine come arriviamo all'ultimo tempo. Il problema sarà quello. Quello sì, però ho visto che gli automatismi non sono stati dimenticati. Difficile da scordare. Questo è bello. Grazie Arnaldo, grazie. Automatismi di una volta che tornano subito alla mente. E adesso arriva anche il gol realizzato da Spione, numero 14 del Settebello in bianco. 3-2 il parziale. E ancora in superiorità numerica. Anzi, tre pari, pardon. Stavano rientrando in parità numerica. Trova quel minimo vantaggio il giocatore sul palo, che va a prendersi lo spazio in quel triangolo dei tre giocatori, disegnato dai tre giocatori che erano accanto a sé. E l'ottimo assist del capitano Pietro Figlioli, capitano del Settebello attuale, non di quello di Shanghai, che era Felugo. E di Felugo è stato il gol decisivo, risolutore di quella sfida in finale. Due tempi supplementari contro la Serbia, risultato finale 8-7. Dolce lo controlla Spione, il pallone sul primo palo, la sponda ottima di Fondelli, poi da Monte, il giro palla azzurro coinvolge Bodega, bloccata la sua beduina da Figari.
Sì, il braccio di Figari stavolta esegue gli ordini di campagna, va a marcare i centri del settemello di Guangzhou e lo fa molto bene. Fondelli contro Felugo, mentre adesso è Cannella per Figlioli. Tocca di Fulvio, il pallone indirizzato a Spione, poi arriva dopo il passaggio di Fiorentini, c'è il fallo subito proprio da Spione e dunque espulsione temporanea, arriva anche il gol di Spione sull'assist di Figlioli, approfitta della superiorità numerica l'Italia di Shanghai 2011 e si porta in vantaggio con un tris di reti in questa finale di parte di gara. Tutti e tre in superiorità numerica, vengono trovati i difensori del settebello di Guangzhou in maniera verticale a marcare il centro invece di avere il sedere alto in spinta, e quindi espulsioni corrette decretate questa circostanza da Attilio Paoletti, e quindi in 1-2 il settebello di Shanghai per la prima volta trova il vantaggio. Eh sì, nell'arco di meno di 4 minuti Figari e doppietta di Spione hanno portato avanti le calottine bianche, mentre adesso c'è un'espulsione in calottina bianca per Figlioli e time out chiamato da Pomidio questa volta, perché ovviamente Campagna aveva già chiamato il suo. Sentiamo Amedeo Pomidio. Ah, noi due e Mancina 1, Andrea 2. Va bene così come posizioni, facciamo subito 41 contro movimento e vedi dove dai. Mancano 11 secondi, Francesco, 11. Due time out per l'Italia di Guangzhou, 4 invece per quella di Shanghai. Deve continuare a giocare giustamente con le nuove regole, la nuova Italia. Con quelle regole con le quali ha stupito comunque il mondo intero con la vittoria a Guangzhou nella tripletta contro Grecia, Ungheria e Spagna. 3 successi, uno più bello dell'altro. Fondelli respinge Tempesti con il braccio di richiamo. Ha recuperato Cannella, finisce la prima parte di gara. Dopo l'1-0 sul rigore nel primo tempo, un parziale addirittura di 4-2 per coloro che sono campioni del mondo di Shanghai. E allora noi ci fermiamo per qualche istante, in linea alla regia di Roma. E allora noi ci fermiamo adesso, sì, un istante, linea alla regia di Roma. Si torna a zona. Lo vedi, era sovraccitato, no? Come bambini quando vanno messi a letto, era sovraccitato. Ma tu lo sai, nella difficoltà trovi la forza. Pensavamo avesse rotto lo zio. NG. Sì. La difficoltà del tuo cuore. Quando uno è un imbecille. Andiamo? Un minuto,
Un minuto mi hai detto, eh? Io ti garantisco un minuto. Bentornati gentili telespettatori al Polo Natatorio di Ostia. Doveva essere qui con noi a divertirsi in questa gara Matteo Aicardi. Noi gli mandiamo un grande in bocca al lupo, una grande ripresa. Questo invece è il suo videomessaggio che ci ha mandato per questa serata. Vai Matteo. Ciao Dario, ciao ragazzi. Volevo salutarvi tutti, dirvi che sto bene, mi sto riprendendo e avrei voluto tanto giocare questa partita, anche se col cuore non avrei saputo scegliere se giocare con Shanghai o con Guangzhou. Quindi da una parte mi è andata bene, farò il tifo da casa e vinca il migliore. E allora questo è il saluto di Matteo Aicardi, che ringraziamo anche per questo videomessaggio. Lo salutiamo a nostra volta. Ci avrebbe fatto piacere ovviamente vederlo in acqua, ma già si sta allenando e già sta recuperando al meglio la condizione. È iniziato intanto il terzo tempo. Il Settebello in calottina azzurra attacca da destra verso sinistra, sono i ragazzi campioni del mondo di Guangzhou che vengono avanti con Francesco Di Fulvio. Si è ripartiti al 4-3 per i bianchi, buon pallone da sinistra a destra per Fondelli e poi Dolce lo schiaccia in porta battendo Stefano Tempesti, 4 pari, il pareggio di Vincenzo Dolce. Pareggio ad inizio proprio della terza frazione, in prima linea riescono a giostrare il pallone, a far muovere la difesa, le maglie della difesa, a trovare poi l'uomo davanti a Tempesti, tiro proprio al corpo dell'estremo difensore del Settebello di Shanghai e il pareggio è servito subito, immediato, la risposta di quello di Guangzhou. Cristian Presciutti, pallone per Figlioli. Espulsione temporanea, primo fallo personale. Intanto attacca con l'uomo in più la squadra bianca di Shanghai, Figlioli per Presciutti e palla che termina sul fondo da un Presciutti che ha tirato all'altro qui accanto a me, Nicolas Presciutti. Intanto che emozione rimettere questa calottina e giocare una gara quasi vera. Sì, 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 quella è stata una liberazione più che altro, è passato operazione, quasi un anno, Covid eccetera, quindi bello, una liberazione, sono felice. Poi diciamo che questa è una partita emozionante, anche perché noi il Mondiale 2011 abbiamo visto tutti dal divano, tutti insieme, abbracciati, quindi figurati, uno spettacolo. E senti, e per la prima volta dopo tanto tempo giochi contro tuo fratello? Sì, sì, per la prima volta gioco con Cristian. Diciamo che ci stiamo a scaldare per il campionato. Senti, vi siete fatti qualche promessa proprio per le gare nelle quali vi troverete contro? Per il momento no, non abbiamo parlato, siamo stati impegnati ad allenarci, a riprendere la forma fisica, però non vediamo l'ora, insomma, adesso parliamo delle case, delle cose, e fra un po' vediamo, quando inizia il campionato poi ne parleremo sicuramente. Grazie Nicolas, intanto il Settebello di Guangzhou è tornato nuovamente in vantaggio con il gol realizzato da Bodega. 5-4. Sì, con un ottimo pallone giostrato dall'esterno, pian piano gli esterni sono dovuto salire perché le finte erano credibili, una buona preparazione, una buona circolazione del pallone e hanno creato quindi lo spazio proprio per Bodega, che lui in questo è maestro, gli con un bel colpo di gambe, la rotazione delle spalle, si stacca su Niccolò Figari e realizza il gol in parità numerica. Buon pallone di Cristian Presciutti, la beduina di Deserti, maestro anche di questo movimento, ribatte del lungo in un'azione bellissima questa fra i ragazzi in calottina bianca, assistiti in partenza dalla regia di Maurizio Felugo, che ha meno ricci di quando era con la calottina a Shanghai e qualche etto in più di barba sul volto. Pallone che adesso fa sponda da Bruni verso l'esterno, Fondelli, il tiro diagonale secco di Daddy Fondelli, 6-4 per i ragazzi di Guangzhou. E da quel lato Daddy Fondelli dimostra sempre le proprie qualità,
la propria classe ed è come prende il pallone, non ci pensa su due volte e trova un bellissimo diagonale, gol di ottima fattura quello di Daddy Fondelli, che raddoppia, meglio allunga nuovamente le distanze e respinge un po' la rimonta del Settebello di Shanghai. Diciamo pizzicati un po' nell'orgoglio da quel sorpasso nel finale di secondo tempo, i più giovani azzurri hanno accelerato in questa inizio terza frazione, tre reti Dolce, Bodega e Fondelli, e si sono riportati avanti di due gol. Felugo avanza, potrebbe anche andare al tiro dalla sua posizione, ed è una parabola che non sorprende, anche se di poco, Marco Dellungo, che ha calibrato bene la partenza, anche se è partito con un pizzico di ritardo, è riuscito a recuperare la posizione. Il pressing di Marziali adesso su Dolce, campo piano in marcatura su Di Fulvio, però c'è l'espulsione per la calottina numero 3, Gitto nel pozzetto. Superiorità numerica per gli azzurri con Di Somma, poi Di Fulvio al libero, Fondelli a sinistra, il pallonetto per Bruni che riesce a mandar palla all'indietro. Espulsione per Figlioli, e credo che sia la terza per Pietro Figlioli, se non sbaglio. Potrebbe essere finita la partita del capitano del Settebello, e poi la carambola con il tapin vincente di Bruni sotto misura, 7-4 per l'Italia di Guangzhou. Tiene una doppia sommità numerica, anche se era rientrato Gitto, e qui nel primo tapin c'è la parata di Tempesti e poi il gol. Andiamo a rivedere anche da quest'altra inquadratura, sempre Bruni a dare il gol del massimo vantaggio del match. 7-4 e l'Italia di Shanghai, il Settebello di Shanghai perde un elemento prezioso, tra l'altro super allenato come Pietro Figlioli. Ovviamente, anche se gravato di tre falli, è stata una partita amichevole. Continua a giocare, infatti. Continua a giocare. Diciamo che qualche regola viene bypassata. Così anche come quella dei time out, che può essere simpatica. Due per chi è più allenato, quattro per chi è meno allenato. Ma sì, direi che due, perché a Guangzhou nel 2019 già vigeva appunto i due time out, mentre nel 2011 no, perché già nel... No, sì... Assolutamente, c'erano già le nuove regole a Guangzhou, quindi erano due i time out, e invece a Shanghai ce n'erano quattro. Ma sai che penso che forse a Shanghai ancora erano forse due. Sì, perché forse a Barcellona ne erano quattro. Tant'è arriva che... il gol di Figlioli, dell'espulso Figlioli, 7-5, ovviamente si gioca e ci si diverte anche per una serata che deve essere piena di gioco e di divertimento fino in fondo. Il tiro dietro il braccio del difensore non riesce ad arrivare, e Marco Dellungo, pure se era ben posizionato, gli rimbalza il pallone proprio davanti. Sì, direi che forse il discorso dei time out è più per un vantaggio anagrafico, ma direi così, in un siparietto simpatico che c'è stato prima proprio tra gli allenatori e anche Severo. I quattro time out furono inseriti dopo il mondiale di Barcellona 2013, sì. E inizialmente poco digeriti da tutti, vero, i tecnici, e poi invece adesso che sono stati tolti, molti di loro hanno rimpianto quella opportunità. Gitto tamponato alle spalle da Di Fulvio, gli fa perdere il tempo prezioso del passaggio, c'è il fallo semplice, l'espulsione di Bruni adesso per reiterato opposizione, numero 11 Bruni, uomo in più per i ragazzi di Shanghai. Campo piano Gitto, campo piano Fiorentini sul primo palo, Marziali sul secondo, palla che gira larga con Figlioli, Presciutti e la rete, che gran rete quel braccio destro micidiale di Cristian Presciutti, 7-6. Qui sarebbe da vedere ancora una volta la posizione delle gambe prima della ricezione del passaggio, già pronto
già sapeva cosa fare, lo rivediamo da qui, vedete, è stilisticamente perfetto ed è un angolo veramente imprendibile per Del Lungo. Mentre è cambiata anche la luce sul piano vasca, ovviamente siamo passati dal tramonto alla luce artificiale in questo momento che la fa da padrona. Tempesti, spostamento rapido sul palo di destra per chiudere l'angolo a Di Fulvio. Sale anche abbastanza rapidamente la squadra di Shanghai, portata avanti da Niccolò Gitto, che non si fida di andare a concludere perché c'era poco di meno che Francesco Di Fulvio pronto a partire con la sua freccia in contropiede. Controfuga, ora la palla va in posizione 1, vediamo, cade al centro, espulsione netta di Dolce. Espulsione temporanea dei uomini più per i ragazzi di Shanghai, con Marziali che mette sull'esterno, Cannella, Campopiano, Cannella, Gitto, secondo fallo personale. Giro palla per i bianchi, Campopiano, Cannella, lascia Gitto l'incombenza della conclusione, poi giro palla che prosegue dal lato opposto, Figlioli di diagonale, riesce a respingere Del Lungo. Qui accanto a me Cristian Presciutti, gol strepitoso quello del 7-6, e la carta d'identità dice quasi 38, e qualcuno dice ma gioca ancora? Sì, gioca ancora, e mi sembra uno tra i più allenati. No, non bisogna mai smettere anche di sognare, questa è la cosa più importante. Devo dire che quel gol Del Lungo anche mi conosce, quindi sono stato bravo che l'ho fregato. No, a parte tutti i scherzi, stiamo reggendo bene e devo dire che è veramente una bella partita, ma perché si incontrano due squadre, anche se noi siamo un po' più datati, ma che lottano per questo paese, e questo è un grandissimo spot proprio per la pallanuoto. E ho visto che certi automatismi sono ritornati quasi d'incanto, come se fossimo al 2011. Guarda, quelli rimangono, abbiamo passato anni indimenticabili, comunque fatto da un gruppo, oltre che di compagni di squadra, ma soprattutto di amici, quindi quelli anche a occhi chiusi, pure dopo a distanza di 20 anni ti ritrovi sempre. Ti sta chiamando Sandro, ti lasciamo andare. Gioca un po'. Sempre in acqua, vuole tenere un giocatore preziosissimo, Cristian Presciutto, uno di quei giocatori di un'intelligenza tattica incredibile, legge in anticipo situazioni di gioco, davvero molto molto prezioso, 38 anni, e non sentirli veramente ante una splendida condizione fisica, come se non fosse anche successo se nulla. Sentiamo Campagna che sta facendo dei complimenti anche a Deni Fiorentini, dicendo gli è smesso troppo presto, tutto per il gran lavoro difensivo. Deni, lavoro sporco incredibile, uno di quei giocatori che tutti gli allenatori vorrebbero nel proprio roster. Di Cristian Presciutti possiamo dire che è arrivato un po' troppo tardi alla nazionale, e forse qualcosa di più poteva ricevere in precedenza. Eh sì, aveva davanti una gran nazionale con tanti giocatori interessanti, soprattutto nei giocatori esterni nel suo ruolo, che l'ho avuto almeno all'inizio, poi però è sempre stato lì pronto a lavorare, ad apprendere dai giocatori anche magari più anziani di lui sotto in nazionale, e si è sempre fatto trovare pronto. E poi dal 2010 al 2016 ininterrottamente in nazionale, con medaglie al collo di ogni tipo, fino al bronzo olimpico vinto con il fratello Nicolas in acqua, e quell'abbraccio finale emozionante al fischio finale di quella finalina per il terzo posto che ha portato gli azzurri sul podio. Ed ecco il pallone che arriva un po' carambola sul gomito di Cristian Presciutti, diventa una sorta di auto assist vincente e favoloso per lui stesso, e poi il ritorno di Damonte giudicato da Cristian falloso, non dall'arbitro severo, dice una sorta di scavalcamento sopra il corpo. Qui rivediamo con la regia di Franco Meditti proprio la carambola sul gomito di Cristian Presciutti, mentre dalla parte opposta Tempesti chiude magnificamente su. Gli arbitri stanno anche un po' chiudendo gli occhi, sì, perché in maniera goliardica Tempesti
si appoggia al palo, butta quasi la porta completamente sott'acqua, e con la risata ovviamente di Fondelli, che perde anche un po' la concentrazione nell'andare poi a cercare il gol davanti a Tempesti. Siamo ormai agli sgoccioli del terzo tempo e così è, finisce la terza frazione di gioco con il punteggio di 7-6 per i ragazzi di Guangzhou Highlights. E allora è qui accanto a noi Dani Fiorentini, abbiamo sentito con il nostro microfono anche i complimenti di Sandro Campagna che ti ha detto hai smesso di giocare troppo presto. Mi fa molto piacere i complimenti di Sandro, ovviamente però, al momento sono un po' fuori forma, però come puoi vedere noi vecchietti non molliamo fino alla fine. No, anzi quello che abbiamo sottolineato più di una volta è come certe manovre, certi sincronismi, una sintonia in acqua l'abbiate ritrovata quasi immediatamente, frutto di schemi mandati a memoria e ripetuti migliaia di volte. Esatto, credo sia proprio questa, insomma, è stata un po' anche la formula del nostro successo, il lavoro, il durissimo lavoro, la coesione del gruppo, e ognuno sopperiva magari qualche mancanza degli altri, eravamo proprio come un blocco completo che si muoveva nella stessa direzione. Senti, campioni di Svizzera con il Lugano per le successive stagioni che hai vissuto fuori dall'Italia, e ora? E ora siamo ancora lì, vediamo la prossima stagione, cercheremo di confermarci dopo aver perso l'anno scorso il titolo, sempre in Svizzera, e vediamo un po' come evolve tutta la situazione, ma speriamo in meglio. Ma com'è la pallanuoto in Svizzera? Che ma è più a livello amatoriale, diciamo. Va bene, grazie. Va bene, grazie a Dani Fiorentini. E allora, ultimi 8 minuti, Francesco, 7-6 per il Sette Bello, campione del mondo di Guangzhou. Chissà se diciamo, ci sarà un po' di fair play in quest'ultimo tempo, oppure una delle due formazioni vorrà cercare il risultato a tutti i costi. Nella sfida in mare, giocata qualche giorno fa ad Ortigia, è finita 11-11, e addirittura è stato coinvolto Alessandro Amato in acqua, e credo anche qualcun altro dello staff abbia dovuto alla fine partecipare a questa festa nelle acque di Ortigia, tra l'altro scenario stupendo e occasione per i siracusani di godersi questa sfida di altri tempi in mare. Tra l'altro, parlando di mondiali e parlando delle vittorie azzurre al mondiale, a me preme sottolineare e anche salutare qui la famiglia Scotti Galletta. Il papà Mario fu campione del mondo nel primo mondiale vinto dall'Italia nel 78, era il numero 13 di quella formazione, elemento prezioso anche lui in quella squadra, e noi salutiamo Barbara, Andrea e Riccardo che hanno perso il grande baffo napoletano qualche settimana fa. Sì, ci ovviamente uniamo tutti quanti noi nel ricordo di Mario, ovviamente un uomo buono, il pioniere della pallanuoto anche al femminile, che ha tirato su davvero tanti ragazzi e tante ragazze, diffondendo e soprattutto trasmettendo loro l'amore del nostro sport, della pallanuoto. Questo è il filo conduttore di questa Italia mondiale, primo titolo nel 78, il secondo a Roma nel 94 con Campagna in porta, e poi si importa con Campagna in acqua, Nicosia è entrato in porta al posto di Del Lungo, si sono accavallate le idee nella comunicazione, e Sandro Campagna poi in panchina 2011-2019. Dunque Gianmarco Nicosia al posto di Del Lungo in questo quarto tempo, 7-6 per i ragazzi di Guangzhou, conclusione di Di Fulvio deviata dalla difesa in calottina bianca. Di Fulvio aveva un muro davanti, guardavamo tutte le braccia, portiere compreso, c'era libero in posizione 1 Nicolas Presciutti che poteva essere servito, non lo vede
lo splendido, talentuoso giocatore di Pescara. Era qui la beduina di Figlioli che prova il numero cercando di colpire a freddo Gimbo Nicosia, braccia concerte nella sua posizione classica di Sandro Campagna. Sandro Campagna che è accompagnato da Peppe Marotta e Alessandro Amato sulla panchina, dall'altra parte Goran Volarevic e Alessandro Duspiva sono al fianco di Amedeo Pomiglio. Damonte, Fondelli, la finta, poi Damonte ancora, il braccio alzato di Cannella, la carambola, la palla salvata da Cristian Presciutti, viene dato il gol. Ha recuperato un attimo dopo il pallone Cristian Presciutti, almeno secondo quella che è l'indicazione dell'arbitro Severo. Sì, sì, la palla è entrata, sa anche, anche Cristian Presciutti che ha detto di no prendendo il pallone all'interno. Poi Tempesti ha chiesto ma è entrata davvero, ha risposto ovviamente di sì. Un po' di scena, un po' di divertimento come è giusto che sia con il settebello di Guangiù. Con questa conclusione trova... Eccola qui. Palla che sbatte sul palo, sulla nuca di Stefano Tempesti, Cristian la prende quando è abbondantemente dentro. Figlioli per Gallo. E poi Cannella. Questa è una saetta dei giorni nostri, quella del giovane Cannella in forza al Brescia la prossima stagione. Botta violenta, palo gol, 8-7. Come riesce a caricare le gambe Giacomo Cannella e compie un bellissimo gesto tecnico, tiro potente e preciso, coniuga entrambe queste forze per andare a trovare il meno uno. Giacomo Cannella, partita ancora viva, 6 minuti dal termine con il settebello di Shanghai che non vuole mollare, vorrei rimanere lì attaccato alla partita. Adesso prova Francesco Di Fulvio un dribbling in uno contro uno ed è il rigore. Queste situazioni sono proprio quelle che gli allenatori hanno fatto, diciamo, acquisire in maniera maggiore proprio con le nuove regole, gli attacchi, i dribbling esterni, laterali, la posizione 1, mano del mancino, mano, diciamo, sbagliata, e lato sinistro con Francesco Di Fulvio che adesso cede il rigore a Stefano Luongo. Vediamo che ne pensa un difensore, Niccolò Gitto. Io direi rigore regalato, secondo me l'arbitro è stato molto generoso, non vorrei mi sentisse mai Attilio Paoletti, no scherzo, era un rigore giustissimo. Luongo batte Stefano Tempesti, punteggio 9-7, mi sembra che però i ragazzi di Shanghai ce la stanno mettendo tutta per tenere non solo viva la gara ma provare proprio a portarla in fondo, magari sperando in un pareggio. No, hai detto bene, infatti guarda, siamo entrati proprio con la consapevolezza che volevamo vincere questa partita, cioè proprio molto determinati. Poi ovviamente la differenza di allenamento si vede un po', devo dire, però ragazzi è il cuore quello che conta, oltre al fisico. Niccolò che torna a Brescia e si apre una nuova avventura. Sono tornato a Brescia, è una squadra ambiziosa che vuole vincere. Ragazzi, mi faccio in bocca al lupo da solo, anzi, quindi... dovrai essere avversario di quel Recco che ti ha portato ai migliori e più grandi successi della tua carriera. Esatto, ho vissuto 8 anni vincenti, belli, che sicuramente porterò sempre con me, però adesso si è avversari. Grazie. Ciao, Niccolò. Tiro di rigore causato da Nicosia al tiro. Tanto un altro rigore dalla parte opposta. Questa volta è stato proprio Nicosia a causarlo e quindi il tiro di Figlioli che non lascia scampo al portiere del Settebello azzurro. 9-8 il punteggio. Prova ad impedire il gol, ma vedete la conclusione anche qui potente, aveva quasi intuito comunque Cimbo Nicosia. E un altro specialista del tiro dai 5 metri. In quest'ultimo tempo che si apre già l'insegna della goleada, 4 gol in meno di 3 minuti. Sì, 4 gol, 2 per parte, compresi anche 2 rigori, 1 per parte. E la deviazione volante in un nugolo di braccia di Francesco Di Fulvio che riesce a prendere il tempo a ben 3 difensori di Shanghai
e a schiaffeggiare il pallone in porta, 10-8. Gran bella realizzazione sull'assist arrivato da Monte. E per le verticalizzazioni, quindi l'entrata dove riesce a mettersi davanti e poi a ritrovare le gambe. Aveva un giocatore del calibro di Figlioli che è molto forte sia fisicamente che di gambe, ma questo movimento, forse i due giocatori che lo fanno meglio al mondo sono proprio Francesco Di Fulvio e Lecca Ivovic. Ivovic che è stato proprio il capocannoniere del mondiale a Guangzhou 2019, 21 gol, e c'è una costante nelle due manifestazioni vinte dall'Italia. Il miglior cannoniere è arrivato oltre i 20 gol, il miglior italiano si è fermato a quota 11. L'anno scorso Figlioli 11, Giorgetti nel 2011 11 gol, a testimonianza del fatto che l'Italia forse non segna valanghe di gol ma manda quasi tutta la squadra a bersaglio, e nonostante questo vince. Questa è una delle caratteristiche importanti della Settebello. Ora qui una gran parata di Tempesti e c'è un 1 contro 0. E adesso è Cristian Presciutti contro Marco Dellungo, tornato in porta. Presciutti contro il suo compagno di club nel Brescia, prova a farlo sdraiare e riesce a batterlo, nonostante il tentativo anche di recupero di Fulvio. 10-9. Questo è un altro movimento importante quando si arriva in 1 contro 0 e si è destri, ovvero di un... Si va, deve andare sul palo 6, però leggermente a destra, infatti lo vedete, una finta, scivolamento, e nel momento in cui il portiere ti segue a specchio, andare a concludere dalla parte opposta. Tiro imprendibile, ma movimento di Cristian Presciutti da manuale della palla a nuoto. Due cammini pressoché identici nei due mondiali vinti, con 6 vittorie nelle 6 gare disputate, un girone vinto a punteggio pieno contro Germania, Stati Uniti e Sudafrica nel 2011, contro Brasile, Giappone e Germania nel 2019, e poi il tris di gare vincenti, quarti, semifinale e finale, contro Spagna, Croazia e Serbia ai supplementari nel 2011, contro Grecia tiratissima 7-6, Ungheria 12-10, e poi il gran risultato contro la Spagna 10-5 in finale. E la casualità, la curiosità, stesso identico punteggio 10-5 della finale di Roma 94, dove era Campagna in acqua e con il mondiale vinto sempre dagli azzurri a 30 km da qui. Di Fulvio, da Monte, conclusione bloccata da Tempesti. Si è fermato il pallone nella preparazione e quindi è riuscita a organizzarsi la difesa del Settebello Shanghai. Che prova a ripartire adesso campo piano. Fallo di Dolce da espulsione, uomo in più, time out chiamato da Figlioli, anche perché anche Campagna si era portato nella zona da time out. Ed eccoli i ragazzi di Shanghai, cautina bianca verso Campagna. Auri, a uno. A 1 Edo, a 2 Pietro, a 3 Cannella, a 4 Cristian. Sui pali Nico e cosa? Apriamoci per Edo, poi gliela ridiamo, ti ributti dentro contro movimento di Pietro. Tu eventualmente, Giacomo, a 3, se sei chiuso, se ti arriva la palla con la gambata, riapriti. Ok? Dai. Buono, Ama. Eccolo qui il fallo di Dolce in acqua. Figari e Spione vanno a prendersi i pali, gli esterni Campopiano e Presciutti, Figlioli e Cannella. Le finte di Campopiano, poi Figlioli, Cristian Presciutti e la possibile palla del pareggio per i ragazzi di Shanghai. Cannella per Campopiano, provano a velocizzare l'azione. Figlioli, la finta, lo scarico ancora sul mancino e poi il tiro di Spione con doppia deviazione, l'ultima è quella di Dellungo, prima di lui Fondelli. Cannella per Spione, per Campopiano, panchina dei bianchi, Francesco tutta in piedi come
fosse davvero la finale. Stanno incitando i propri compagni in acqua e arriva la diagonale straordinaria di Cristian Presciutti. Gol magistrale da quell'angolo, applausi dei compagni, 10 pari. Come rimane alto, 1, 2, 3 finte e riesce a trovare ancora un angolo incredibile. Rivediamo dall'inquadratura che ci offre Franco Venditti dal retro della porta, che ha disegnato due gol di fattura davvero di eccellente per il giocatore nato e cresciuto a Roma, ma oramai direi bresciano di adozione. E io direi che il gol con rallenti di questa conclusione, i più giovani, 17enni, 18enni, dovrebbero metterselo nel telefonino e riguardarselo spesso e volentieri, perché hanno tanto da imparare da certi movimenti di un quasi 38enne che giocherà l'ennesima stagione in Serie A1 alla guida della squadra che prova a interrompere l'egemonia del Recco. Tanto Felugo, come ci ha spesso abituato a rubare dei palloni preziosissimi, lui è anche un giocatore che non ha mai fatto mancare il suo apporto difensivo. E abbiamo rivisto ancora il gol di Cristian Presciutti, mentre adesso palla portata avanti da Figari per Felugo. Ultimi due minuti da giocare, qui c'è il fallo in attacco per Spione. Mentre Tempesti dirige le operazioni difensive, richiamando a gran voce i compagni, Fondelli è bloccato a metà vasca da Spione e Damonte riceve sull'out di destra. Cristian in pressione, Cristian Presciutti. Anche Figlioli va a placcare Di Fulvio, Beduina con girata al volo, palla che saetta sull'acqua e finisce sulla traversa, poi l'impeding proprio di Di Fulvio, espulsione per la calottina numero 2 ed è subito a numerica per i bianchi di Shanghai. Da Tempesti a Campopiano, Felugo nell'angolo, entra nei due metri, alza lo sguardo, cerca compagni liberi, trova Figari, la botta di Figari è un lungo linea vincente, 11 a 10 per i ragazzi di Shanghai. E qui che grande esperienza nell'andare a prendere l'espulsione e poi Felugo tocca quasi la corsia del che delimita appunto la porta e serve questo pallone a Nicolò Figari, che qui piega leggermente il gomito ma lo fa per evitare il braccio che gli veniva opposto da Mike Bodega e il sorpasso di Shanghai 2011, 1 minuto e 11, quindi 71 secondi al termine. Vediamo cosa saprà inventarsi il Settebello di Guangzhou 2019 per acciuffare questo pareggio. Presciutti, Damonte, ultimo minuto di gioco, ultimo minuto di gioco di Fulvio, ancora Damonte, lo scarico sull'esterno, c'è molto traffico davanti alla porta di Tempesti, espulsione per Figlioli, gioco fermo e time out. Pomiglio sfrutta la sua seconda opportunità per questa superiorità numerica al limite dei secondi della gara. Sentiamo Medeo Pomiglio. Mike e Andrea sui pali, Luca a due, voglio, a due Renzuto, Stefano e Francesco, dai forza, ehi, Francesco, giriamola bene da una parte, dall'altra parte e troviamo il tiro. Dai. Gara vera avevano promesso i vecchietti e gara vera è stata anche con l'ausilio di un paio di, diciamo, di circostanze diciamo non regolamentari, però che aiutano in questo contesto, dai 4 time out al numero di espulsioni imprecisate per Pietro Figlioli, che se non sbaglio è già al quinto fallo grave e che comunque potrà continuare a giocare, l'ultimo uomo in più probabilmente invece per il Settebello di Guangzhou per poter acciuffare il pareggio. Damonte, Renzuto, Di Fulvio e poi Luongo.
Palla sull'out ancora per Damonte. Pochi secondi al termine dell'azione, il tiro di Renzuto, palla sull'esterno, fallisce l'uomo in più, il napoletano, e ultimi 30 secondi di gioco. Tempesti, Fiorentini, insomma sembrava partita persa a un certo punto, e invece con forza d'animo e qualche aiutino il Sattebello di Shanghai si avvicina al risultato a sorpresa in questa partita, forte del proprio 11-10, 5 secondi al termine, Campopiano conserva la sfera, la chiama Presciutti sul lato opposto e arriva la sirena sulla conclusione proprio di Cristian Presciutti, rete che non viene convalidata e finisce così 11-10 per la squadra allenata da Sandro Campagna contro quella di Amedeo Pomiglia. Hanno vinto i vecchietti contro i più giovani ed è un grande risultato quello ottenuto da questi ragazzi che si sono laureati campioni del mondo nel 2011, e per qualcuno dei ragazzi del 2019 così piccolo smacco. La sfida tra i campioni del mondo. E ora ci sarà un abbraccio collettivo, come giusto che sia, per una festa, di aver ritrovato la pallanuoto giocata, una data importante questa. Auguriamoci di poter riprendere tutte quelle che sono le attività federali, oltre che della pallanuoto, ma di tutte le discipline acquatiche, ed eccolo quel saluto collettivo di cui appunto stavamo parlando, e ovviamente il 5 tra Campagna e Pomiglio. Allora, mentre Sandro Campagna dà indicazioni anche per la foto di gruppo, una gran gara di spettacolo e divertimento, Sandro, dove questi vecchietti di Shanghai hanno dimostrato che hanno ancora da vendere cara la pelle. Ma erano molto più motivati, si vedevano dalle interviste e dai social, sin da ieri volevano sfidare i neocampioni del mondo, è giusto che sia così. È stata una bellissima partita, noi quelli di Shanghai abbiamo richiamato la nostra vecchia difesa, la 1-2-3, che ha funzionato subito sin dall'inizio, è bastato poco per riprendere certi automatismi. E devo dire che si sono viste delle grandi e belle giocate. Permettetemi di sottolineare la prestazione di Deni Fiorentini, che è stato straordinario, di Cristian Presciutti, di Stefano Tempesti, ma anche di Fulvio, ha fatto vedere delle grandi cose dall'altra parte. Quindi si sono viste delle grandi giocate e penso che il pubblico presente, soprattutto quello a casa, abbia apprezzato questa iniziativa. Noi abbiamo sottolineato più di una volta come certi automatismi la tua squadra li abbia saputi ritrovare immediatamente. Certe situazioni di gioco si vede quante volte tu li hai fatte ripetere, da come loro immediatamente le hanno riconosciute. Ma il lavoro che abbiamo fatto dopo Roma 2009, ancora questi ragazzi di Guangzhou non sanno cos'è, perché abbiamo fatto 9 settimane prima di lavoro, prima di Zagabria, 7 prima di Shanghai, 10 prima di Zagabria, 7 prima di Shanghai e 9 prima delle Olimpiadi di Londra, facendo un lavoro straordinario, strepitoso, con volumi di lavoro incredibili. E questi 2 mesi a questi ragazzi serviranno tantissimo. Avete visto come erano un po' imballati, perché abbiamo lavorato duro, che non sono abituati ai 2-3 mesi di lavoro proprio serio, perché da qualche anno la Champions finisce ai primi di giugno, abbiamo 5 settimane per preparare, e secondo me per ottenere i risultati in filotto bisogna ancora lavorare tanto. Grazie Sandro, grazie. Allora ti lasciamo andare con i tuoi ragazzi. Straordinaria la serata qui al Polo Natatorio di Ostia. Tutti ancora qui che si danno pacche sulle spalle, che provano a in qualche modo a ritrovarsi con il capitano di oggi, Pietro Figlioli. Hai giocato con i ragazzi di Shanghai. Una gran partita, divertente, emozionante e soprattutto bello rivedervi tutti insieme. Sì, stavo giusto ricordando. Con 7 espulsioni puoi giocare ancora. Sì. Ad oggi serve. Lo può dire senza piangere. No, adesso ad oggi basta giocare piangendo che ottiene il risultato. Comunque stavo dicendo a Deni che l'anno prossimo, nel 2021, saranno passati 10 anni.
Comunque volevamo dargli la rivincita, ma tanto smettiamo tutti, non gliela possiamo dare la rivincita, quindi basta, finita. Parla per te. No, dicevo, 10 anni sono tanti per noi, e comunque è bello avere un evento come questo per poter stare insieme a degli amici e ricordare delle belle memorie e belle soddisfazioni che ci siamo tolti insieme. E si è visto in acqua, credimi. Sì, stasera è stato un po'... giocare nel vero senso della parola, nel senso che io personalmente ho avuto forse 5-6 falli totali, quindi giustificabili perché alcuni dei miei compagni di stasera avevano fatto tutto. Sì, esatto, però l'importante è che la pallanuoto si è fatta vedere in televisione e che andiamo avanti, facciamo vedere alla gente che la pallanuoto non muore, anzi che abbiamo ancora voglia di fare e di vincere. Vogliamo salutare anche Matteo. Sì, no, Matteo sarebbe scoppiato stasera perché comunque con l'acqua calda e tutto questo, diciamo, il minutaggio alto, però sì, Matteo spero che ci ha guardato dal suo divano comodo a casa, l'abbiamo sentito in questi giorni, sta bene, lo aspettiamo in piscina, presto. Grazie Pietro. E allora questa è la nostra postazione dove c'è... l'unico che non è mai uscito dall'acqua in tutti e quattro i tempi, non uscirebbe mai. Io credo, Stefano Tempesti, la pallanuoto è dentro di te. Ma sì, io mi diverto tantissimo, più che altro mi sono divertito stasera, è stato bellissimo ritrovarmi con i compagni di un tempo, invece qui Maurizio bastava uno sguardo e ci capivamo subito al volo. Quello che abbiamo creato in quegli anni rimarrà nella storia del nostro sport. E poi sì, è vero, non uscirei mai, non smetterei mai finché ci sarà quest'anima, questo sentimento, perché smettere, appunto. Poi quando questo verrà a mancare, allora sarò io per primo a farmi da parte. Però per ora mi diverto, sto bene e le partite come stasera, insomma, ti danno tanta voglia di continuare. Un evento straordinario, forse andrebbe ripetuto. Maurizio? Beh, io mi devo ringraziare perché era tanto che non giocavo, parecchio, mi sono divertito e questo è un po' il bello della nazionale, di quello che abbiamo creato in questi anni, perché è bastato poco per ritrovare quegli automatismi che rimangono dentro, no? Al di là di una condizione approssimativa, da rivedere, però poi alla fine abbiamo vinto, è quello che conta sempre da noi, no? Chi è abituato così, quindi sì, è sicuramente da ripetere, è una bella festa, è uno sport che fa capire quanti sacrifici si fanno per rimanere a questi livelli, abbiamo tanti giovani interessanti, la pallanuoto italiana e la pallanuoto di club sicuramente devono essere orgogliosi e continuare così. Grazie a tutti e due, davvero, grazie anche per quanto avete dato all'Italia in questi anni e quanto date alla pallanuoto azzurra e non solo.